Inaugurati i campetti polifunzionali all'Università di Salerno, quanto è importante lo sport e abbinarlo soprattutto alla formazione? È importante, te lo dico io che ci sono passato, credo che lo sport sia un veicolo importante per tutti i giovani, per tutti i ragazzi, ma non solo, aggrega, unisce, fa stare insieme e credo che sia una cosa molto importante per tutti noi. Tornando a te, la tua esperienza passata, quali sono i consigli che senti di dare ai ragazzi che si approcciano al mondo del calcio e dello sport in generale? Ma consigli, ce ne sono tanti e ce ne sono pochi. Comunque la passione credo che sia la cosa più importante. Crederci sempre e credo che abbinare lo sport allo studio sia la cosa più importante. Come diceva un mio professore dei vari corsi, bisogna avere tante possibilità nella vita, no? Non averne una sola. Quindi fare sport è una possibilità, studiare è un'altra possibilità, uno delle due prima o poi arriva. Quindi è bene averne più di una. Invece nel tuo presente e soprattutto nel tuo futuro cosa c'è? Nel mio presente, cioè che ho una scuola calcio, amo stare con i giovani, mi piace lavorare con i giovani, ho conseguito i patentini, vari patentini, sai, dopo la carriera, quindi è giusto farli. E non lo so, ho tanti progetti, però adesso ho una scuola calcio e collaboro spesso con l'Associazione Italiana Calciatori, quindi vediamo quello che succede dopo. Se hai avuto modo di seguirlo finora, come vedi la Salernitana di Sannino? Un modo di seguirla non da vicino, nel senso che non ho visto le partite, però la seguo. Il pubblico di Salerno è molto esigente, molto caloroso, naturalmente vuole sempre che la sua squadra faccia bene, non sta succedendo, quindi ci vuole sempre pazienza, però la pazienza ce n'è poca nel calcio. E aspettiamo, poi il tempo dirà se è stato fatto bene il lavoro o meno.